Amici di Città d'Ariano, ben ritrovati. Oggi vi parleremo di bellezza, di chirurgia plastica e medicina estetica. Lo faremo insieme ad una dottoressa d'eccezione, la dottoressa Evelina Caprarella. Grazie per l'invito, grazie a Città d'Ariano. Grazie a lei per essere qui. Dottoressa, arriva sempre il momento in cui pensiamo alla chirurgia estetica, non solo per vanità, ma anche perché magari vogliamo migliorare il nostro aspetto fisico. Certo. Qual è il pubblico che si approccia a lei e perché lo fa? Il pubblico che si approccia alla chirurgia plastica, alla medicina estetica è molto ampio, iniziando dai giovanissimi alle persone più adulte. Le donne sono tantissime, gli uomini sono sempre di più rispetto agli anni passati. Perché si approcciano? Come diceva la presentatrice, non per vanità, non solo per vanità, ma soprattutto per risolvere qualche inestetismo, per sentirsi meglio con il proprio corpo, per accettarsi meglio, prima di tutto con se stessi e poi nella società. Com'è cambiata la chirurgia plastica nel tempo? Nel tempo è molto cambiata, soprattutto negli ultimi 10 anni, perché prima la chirurgia plastica era una branca d'élite per i ricchi, ricchissimi, che dovevano ostentare il risultato, manifestare il loro interesse, gli interventi che seguivano. Attualmente è una branca alla portata di tutti e quindi anche il risultato è cambiato. Poiché si tende ad ottenere un risultato molto più naturale, un natural look, quindi la mano del chirurgo deve passare quasi inosservata come un velo. E questo è un grosso cambiamento per la chirurgia plastica e la medicina estetica, secondo me. Quali sono le ultime tecniche e frontiere della chirurgia estetica? Come dicevo, negli ultimi 10 anni c'è stato il grande cambiamento, poiché prima gli interventi tendevano ad essere molto più invasivi, degli interventi con un post molto più impegnativo proprio per il paziente. Attualmente si tende ad eseguire degli interventi meno invasivi che diano dei risultati più veloci, un rientro nella società più veloce, proprio per gli impegni, poiché la società cambia. Quindi questo è un grande cambiamento, a differenza del passato. E parliamo dei trattamenti più richiesti. Cosa le richiedono di più? I trattamenti più richiesti sono diversi, dalla medicina estetica, quindi filler, botox, i fili, agli interventi. Dipende dall'utente, poiché molti si approcciano alla chirurgia plastica passando dalla medicina estetica per poi arrivare agli interventi chirurgici, invece altri si approcciano direttamente agli interventi chirurgici, soprattutto magari i più giovani, più preparati, più informati, che vogliono raggiungere immediatamente un risultato. Ovviamente è importante la prima visita, quella è fondamentale, è il nocciolo del nostro programma, poiché è lì che il chirurgo insieme all'utente, al paziente, dà le opportune indicazioni, quelle più corrette, che siano di medicina estetica o di chirurgia estetica. Dottoressa, per concludere, quale messaggio vogliamo lanciare alle più giovani, o meglio, alle persone che in qualche modo esagerano con questo tipo di trattamenti? Questo è il punto fondamentale, grazie per la domanda. E l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere non è la perfezione, poiché la perfezione tutto sommato non esiste. Noi dobbiamo raggiungere un equilibrio, l'equilibrio tra le forme, tra i volumi, dei lineamenti, quindi il rapporto e l'armonia del corpo è la cosa più importante per una donna ma anche per un uomo. Non dobbiamo mai esagerare e avere sempre un look naturale, fresco e giovane. Ringrazio ancora la dottoressa Evelina Caprarella per essere stata qui con noi oggi negli studi di Città di Ariano. Sicuramente sarà nuovamente ospite da noi per parlare di qualche altro argomento, un tema davvero interessante da trattare. Grazie a tutti voi, arrivederci, alla prossima. Grazie mille a Città di Ariano, grazie mille alla presentatrice.